back in ETV. Bentornati a Balconi TV Trieste. Oggi, parafrasando una nostra collega di Balconi TV, siamo in compagnia di un atletico duo, i Comaneci. Benvenuti ragazzi, è veramente un onore grandissimo avervi sulla terrazza qui e sentirvi suonare assieme. Cosa ci suonerete? Where were you? Grazie, buon ascolto. Where were you this morning? Where were you this morning when I woke up? Where were you this morning? Where were you this morning when I woke up? Had the weirdest dream, had the weirdest dream about you and me. We were holding hands, we were holding hands, and not only that. Where were you this morning? Where were you this morning when I woke up? Where were you this morning? Where were you this morning when I woke up? You're with another girl in another bed. There's not much I can do about that. There's not much I can do about that. Where were you this morning? Where were you this morning when I woke up? Where were you this morning? Where were you this morning when I woke up? I was sure to see your face through the blankets, find a place for your grace. I was sure to smell your smell. I was sure to have you here in my ear. I'll stay in bed. I hope that I wouldn't see you as much as I would dare. Would I dare? Would I dare? Would you dare? Where were you this morning? Where were you this morning when I woke up? Where were you this morning? Where were you this morning when I woke up? Grazie ragazzi, veramente veramente stupendo, è stato veramente un onore sentirvi suonare qui per noi. Quindi questa canzone Where Were You è tratta da un split EP che avete pubblicato anni fa in collaborazione con Muffin e Mattia Coletti. Cosa ricordate di quell'esperienza? Bah, è stato divertente registrarlo, l'abbiamo registrato nella cameretta da letto di Mattia Coletti. Il brano di Muffin invece è arrivato dal Giappone e... era il più bello di tutti, quindi è divertente, quando una bella sorpresa, insomma. Possiamo ascoltarlo tutto su Bandcamp, giusto? Sì, la nostra parte sicuro, non mi ricordo se anche la loro, però speriamo di sì. E soprattutto fa parte del nostro progetto dei Comaneci di incentivare l'adulterio in Italia e nel mondo, e quindi questo pezzo speriamo che porti quel che promuova. Sentite, una delle cose che mi ha sempre colpito di voi è il vostro affiatamento sul palco. Quindi prima ci guardavamo un trailer sul film di Nick Cave in cui parla molto di stare sul palco, della trasformazione che ti porta a stare sul palco. Quindi la mia domanda è: voi che sensazioni provate? Sentite trasportati o insomma?
Sì, per me beh, è un super viaggio, è un viaggio proprio totale, mi porta altrove. È come quando entro in una lettura profonda di un libro, mi sembra di... Posso girare gli occhi all'indietro che va bene, però sono contenta di farlo insieme a Glauco che comunque mi dà delle certezze perché suonare soli per me è infernale. Infernale non in senso positivo. Sì, sottoscrivo. No, poi anche quando suoniamo sul palco diciamo abbiamo questa vicinanza e possibilità di guardarci sugli negli occhi piuttosto che stare così guardando la gente senza mai potersi scambiare uno sguardo e questo è molto positivo. Anche nelle situazioni più tragiche possiamo trovare forza, esatto, sì, reciproca. Bello. Invece per quanto riguarda le vostre prossime produzioni, l'ultimo U è uscito nel 2012, se non sbaglio settembre 2012. So, Francesca, che recentemente hai fatto un viaggio da sola in... Sì, ho fatto una residenza in uno spazio dove c'è un film festival, Lago Film Festival, a Revine Lago. E ho scritto, sì, inizio a scrivere dei nuovi pezzi, quindi mi sono anche divertita. Adesso devono passare tutti da Glauco che li trasformerà e poi chissà cosa verrà fuori, insomma. Però c'è di nuovo una gran voglia di mettersi in gioco, quindi speriamo, cavoli. Non vedo l'ora di sentire i vostri nuovi pezzi, anche ragazzi. Anche noi, in realtà. Quindi in bocca al lupo, grazie ancora per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Marco Valve, Comaneci, Francesca e Glauco, Balconi TV Trieste, vediamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Balconi TV.